Bene, signori, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Dopo la pausa natalizia andiamo a vedere insieme questa sostanzialmente ultima seduta dell'anno, 28 dicembre 2012, venerdì. Mercati che hanno fatto tutto il contrario di tutto negli ultimi tempi. Mi scuso doverosamente per la mia voce, ma sono febbricitante, solo che mi andava di guardare i mercati e come spesso accade lo faccio in vostra compagnia. Via il faccione, anche perché se mi vedete adesso sono tutt'altro che così brillante, almeno visivamente parlando. Un'occhiata doverosa al disclaimer. Dopodiché andiamo subito in argomento, andando a vedere quella che è la chiusura di Piazza Affari e poi un po' di analisi Intermarket per cercare di capire quali potrebbero essere i livelli caratterizzanti del prossimo 2019. Dico subito che ho ben interpretato la dinamica ribassista dei mercati. Mi sembrava folle parlare di rally di Natale, d'altra parte se non ci fosse stata Wall Street che l'altro giorno ha fatto tutto il contrario di tutto, altro che rally, saremmo qui a commentare. È pur vero che i mercati nordamericani sono arrivati a creare dei livelli supportivi interessanti, quindi stiamo assistendo a un tentativo, peraltro non particolarmente brillante, di rimbalzo. Io ho comprato Standard & Poor's l'altra sera, ve l'ho fatto anche sapere dopo, chiaramente, che erano passati i tempi tecnici per rispettare. Gli altri abbonati sono ancora in posizione, credo che possa fare intorno ai 2006, l'abbiamo comprato a 2425, quindi c'è una discreta redditività che fa stare sereni. Ma andiamo a vedere subito qual è l'andamento di Piazza Affari. Questo è il grafico del FTSE MIB, il grafico che vedete va da maggio in poi, questo per specificare che le bad news su Piazza Affari non sono certamente arrivate negli ultimi giorni. È un mercato che comunque scusatemi, presenta una dinamica correttiva abbastanza persistente da diverso tempo e quindi non fa altro che essere venduto sulla forza. In buona sostanza, come forse ho accennato più volte, credo che l'orientamento degli operatori, di noi investitori o trader, qualunque sia il modo con cui volete definirvi, debba cambiare. Se fino ad oggi, o meglio fino a qualche mese fa, probabilmente comprare la debolezza era sempre una buona intuizione, visto che i mercati tendevano a ribalzare con regolarità, direi abbastanza evidente, credo che oggi l'atteggiamento debba cambiare, bisogna vendere la forza. Io in questo momento lo dico subito, ma penso che lo sappiate, sono flat sull'azionario, non ho posizioni oramai da diversi giorni, mi sono sganciato dagli ultimi long a 19.200. E dopodiché il mercato non l'ho tradato più. Devo dire che sono stato anche fortunato perché il giorno in cui sono venuto fuori dal mercato è stato su questa candela, poteva, fra virgolette, anche breccare al rialzo e proseguire. Non ci credevo, ho fatto bene. E da 19.200 poi abbiamo perso quasi 1.300 punti. In questo momento, come vedete, Piazza Affari tenta il rimbalzo, tenta il recupero. Abbastanza evidente anche il fatto che allora, quando ha mollato questa zona statica di supporto, ha dato un segnale non particolarmente chiaramente confortante. Parliamo di area 18.4. 18.4 quindi rimane, come dire, un po' il baluardo che forse rivedremo a breve. In pratica, se andiamo a zoomare, ci abbiamo anche provato stamattina a riportarci al di sopra dello stesso. Quindi 18.4 è un po' la discriminante di brevissimo termine che va a caratterizzare l'andamento del mercato. È pur vero però che osservando il grafico del FTSE è altrettanto evidente che abbiamo una resistenza intermedia abbastanza interessante, più o meno in area 18.8, 18.8.50, quindi prima di parlare di mercati che vanno a recuperare, ammesso che ciò avvenga, bisognerà vedere se ci arriviamo quando testiamo questa prima resistenza, che cosa succede. In un mercato che secondo me ha una chiara matrice ribassista, questa resistenza dovrebbe essere usata per gli short. Io sto aspettando una resistenza, non lo nascondo. Mi ero ripromesso di chiudere i long prima delle festività e di questa boutade del rally di Natale e di rimanere flat, e l'ho fatto. E evidentemente questo da un lato mi ha garantito una certa serenità e tranquillità a discapito di altri che invece hanno inseguito
Questa favoletta della qualcosa ovviamente mi dispiace, però parlare di rally natalizio con i grafici di lungo termine che vedremo dopo devastati sui principali indici, soprattutto quelli nordamericani, mi sembrava davvero una follia. E in effetti poi tutto è successo come, diciamo, era stato abbondantemente preventivato o previsto, se preferite. Dal punto di vista squisitamente operativo, mi aspetto che il mercato appunto vada a fare una ricopertura da eccesso di venduto, me lo auguro onestamente. Perché voglio vendere, ma voglio vendere. Voglio vendere, ma voglio vendere a prezzi più competitivi, cioè dove il rapporto rischio-rendimento gioca un po' più a mio favore. Vendere adesso su questi livelli e così lontani dalla resistenza non mi va. Ripeto e ribadisco, se in passato ogni volta che trovavamo un buon supporto si comprava e si faceva bene, oggi, almeno a guardare com'è, qual è un po' la dinamica complessiva dei mercati, compreso l'oro che fa faville. E mi sembra che i beni rifugio iniziano ad attrarre, anche il Bund tiene, non molla, e quindi tecnicamente parlando mi sembra un mercato che ha iniziato ad innescare quel modus comportamentale che è tipico di un mercato bearish e non più bullish. Sono rimasto sorpreso perché ho visto che avevo postato ad ottobre addirittura bye bye bull, welcome back bear, cioè arrivederci toro, bentornato orso. E vedere poi quello che è successo, onestamente, è abbastanza gratificante da un punto di vista squisitamente di autocelebrazione, un po' meno perché forse avendo avuto questa view potevo shortare di più. Onestamente, potevo shortare di più, quindi non sono completamente soddisfatto. Sì, chiudo bene l'anno, però forse per come avevo letto bene lo short dovevo e potevo doverosamente fare di meglio. Però, come si suol dire, siamo ancora giovani. E per migliorarsi, permettendoci sempre tempo. Sto vedendo adesso il grafico insieme a voi, non lo so, mi è venuta questa idea balzana. Non è che stiamo creando un parallelo qua, no? No, un po' sporco. Comunque, ripeto, in questo momento mi sembra che il mercato cerchi un rimbalzo da ipervenduto, peraltro legittimato dall'andamento degli americani, ma mi preoccupa sempre Francoforte perché, nonostante tutto, rimane molto debole. C'è anche da aggiungere che il dollaro, come vedremo fra un po', è molto molto debole soprattutto contro yen e io non credo a mercati che possano salire con un dollaro debole. Negli ultimi decenni non è mai successo, salvo che questa regoletta non cambi. Dollaro forte, borse forti, dollaro debole, quantomeno borse non fortissime, mettiamole in questo modo perché non voglio urtare la sensibilità di alcuni. Sono stato accusato negli ultimi giorni di aver esagerato col concetto di short con miei alert, l'ho fatto già in passato su Bitcoin e lo rifarei e lo rifarò, al di là della ironia che può caratterizzare il modo di trasferire delle informazioni che è tipica di ognuno di noi e magari a volte questa ironia può dare fastidio, bisogna leggere all'interno del messaggio. È stata data una chiamata short o scappate via dal Bitcoin sui massimi storici, è stata data una chiamata short, altro che rally di Natale su Piazza Affari, quando eravamo abbondantemente in zona 19,5. Se non anche qualcosina di più. Non capisco perché poi ci si voglia incazzare, perché si trova il tono un po' troppo scherzoso all'ego. Fosse stata a parti inverse, io avrei detto bravi voi. Peccato per me che ho seguito le favolette natalizie. Scusate. Detto questo, mi pare che su FTSE MIB ci siamo espressi abbastanza. Andiamo a dare un'occhiata, se vi va, ai singoli titoli del FTSE MIB 40. Chiaramente sapete che è uscita la galassia Fiat ed è entrata Juventus. Io Juventus mi rifiuto di analizzarla, scherziamo anche un po', altrimenti diventa noioso. A parte gli scherzi, passiamo velocemente da 2A. Ho poca voce, quindi mi soffermerò solo sui titoli che mi trasferiscono qualcosa di immediato. Peraltro sono un vorace divoratore di analisi tecnica e se le cose non le vedo subito vuol dire che non ci sono. Ribadisco infatti il concetto che l'analisi tecnica si fonda sul comportamento, come dire, contestualizzato di più persone. Quindi se tutti vediamo la stessa cosa, facciamo la stessa cosa, il che crea una logica quasi scontata di azione e reazione sulla dinamica dei prezzi. Detto ciò, A2A non mi dice nulla di che. Occhiata anche, scusate, ad Amplifon, potenziale pullback rialzista a 13,50. Eccoci su Atlantia,
che anche in questo caso si è vociferato molto su Atlantia. Io mi sono rifatto in questo caso non tanto all'analisi tecnica, quanto all'analisi di quello che è stato in tempi recenti il comportamento del nostro governo. Si strilla tanto e poi si vanno a fare le verifiche. Io quando il governo ha iniziato a dire autostrade la tiriamo fuori, bla bla bla, ho detto va, si sono letti il contratto o no, hanno visto le penali o meno. Io credo che in un modo o nell'altro autostrade verrà fatta rientrare nella ricostruzione del ponte di Genova, in qualche modo, perché ancora una volta si è parlato prima di fare le opportune verifiche, il che mi fa pensare che questa sia una base di accumulazione. Evidentemente però ci sono titoli più brillanti, più tradabili e quant'altro, lo segnalo per chi magari ha posizione. Io non la trado volentieri perché la dinamica rumors è troppo forte, sapete che quando i titoli sono condizionati da eventi non grafici non mi piace tradarci dentro, però si sta, come dire, verificando quello che avevamo ipotizzato, cioè che questa sia più una zona di accumulo che di distribuzione, perché molto probabilmente, ma certezza non ce n'è. In un modo o nell'altro verranno tirati dentro al business della ricostruzione o comunque si abbasseranno di molto i toni. Vedremo, vedremo. Per chi ce le ha adesso, piazzerei uno stop sotto l'ultimo minimo e proverei a tenere la posizione. C'è poi Azimut, il grande malato del nostro listino, risparmio gestito. Anche in questo caso avevamo fatto 1+1 qualche tempo fa e avevamo detto, prescindendo dall'impostazione tecnico-grafica degli indici, vedere colossi come Azimut e Mediolanum e compagnia cantando scendere fa pensare solo una cosa, che ci siano deflussi dai prodotti, fra virgolette, a rischio, ma più remunerativi per le reti di distribuzione, quindi dai fondi azionari. Adesso si iniziano a leggere gli articoli sui giornali che in effetti le attività di deflusso dall'azionario sono abbastanza consistenti. Ancora una volta direi che un po' di sale in zucca e un po' di osservazione grafica potevano aiutare ad anticipare questa grande informazione che è arrivata mesi dopo sui mercati. E quindi direi che Azimut purtroppo subisce, come in altri tempi ha beneficiato, di forti ritorni economici grazie alla dinamica molto positiva dei mercati azionari. Adesso la gente si sta spostando sui mercati di protezione, quindi molto obbligazionario probabilmente, il che riduce la marginalità perché le commissioni che si pagano sulle obbligazionarie sono chiaramente più basse. E mi sembra che Azimut sia una palese rappresentazione di quanto sto dicendo. Operativamente parlando non mi dice nulla di che, le resistenze le vedete, ma siamo ben lontani. Passiamo oltre. Anche Banca Generali ha sofferto il periodo non particolarmente brillante, anche in questo caso parliamo sì di banca, ma di una banca con vocazione chiaramente agli investimenti o alla distribuzione di prodotti di investimento. Anche in questo caso, finché non chiude sopra 19, c'è poco da stare a me. Banco BPM più 4% oggi. Iniziamo col dire quando guardiamo queste percentuali di recupero che molte volte seguono giornate disastrose precedenti. Mi sembra che sia proprio il caso di Banco BPM. Innanzitutto pulirei un po' il grafico perché così ragioniamo chiaramente sulla dinamica attuale, quelle passate non ci interessano più. C'è stato un falso breakout ieri, una controreazione direi abbastanza robusta oggi, quindi il 4 di oggi fa il paio con meno X di ieri. Tecnicamente parlando è uno 0-0 all'100. Nel frattempo mi dispiace, ma siamo arrivati al cutoff dei partecipanti, quindi se qualcuno non abbandona, altri non possono entrare, ma come è giusto che sia. Siete più di 100 che bussano alla porta del webinar e chi è arrivato prima si tiene caldo probabilmente il suo posto, almeno finché la mia voce va avanti. Dal punto di vista pratico, quindi un falso breakout, il che innesca automaticamente quella particolare strategia di trading che lavora sui falsi breakout, il che fa pensare che questo titolo possa continuare a recuperare in maniera robusta, ma dal punto di vista pratico, onestamente, lo vedete anche voi, nulla di che. C'è da segnalare che la discesa è partita con una perfetta divergenza ribassista, il che non ci dispiace farlo notare, barra verificato. BPER Banca più 2,59. Vediamo un po' com'è messa, anche in questo caso un recupero da minimi, minimi, ma molto minimi, se possiamo usare questo termine. Mi sembra che il grafico così sia molto chiaro. Fasci di resistenze l'attendono, è sceso in divergenza ribassista, non ha trovato il minimo storico. Peccato perché magari si poteva fare un ragionamento di doppio minimo, quant'altro, non c'è divergenza e quindi dal punto di vista pratico si vedrà. Renato mi chiede un outlook sull'indice per il prossimo anno, volentieri Renato lo facciamo in chiusura, eh?
chiusura di questa parte. Finisco con i titoli velocemente. Brembo più 0,62, anche qui direi nulla di particolare. Potenziale, però attenzione, no, non è vero. Potenziale divergenza rialzista, innanzitutto, ma soprattutto mi sembra che Brembo, che peraltro è sempre stato un'eccellenza, eccolo qua, ha fatto un bel doppio minimo. Quindi, tecnicamente parlando, se dovessi ipotizzare di provare a comprare qualcosa su Piazza Affari, forse Brembo là, in questo momento da prendere in considerazione, non fosse altro per il fatto che RR, rischio rendimento straordinario. Piazza lo stop, che so io, in area 8,74 e punto a 9,50 di target. Quindi la tengo sicuramente d'occhio per i prossimi giorni, se decido di fare qualcosa. Anche se credo che questo clima festivo e di falsi volumi, falsi non bassi, falsi volumi, persisterà fino al 7 di gennaio, quindi non ho la sensazione che saremo tirati per i capelli dentro il mercato, almeno non per qualità. Buzzi 11 M più 1,11, anche in questo caso logica divergenziale rialzista all'orizzonte, quindi non è un titolo che trado molto spesso, però la divergenza indica un tentativo di rimbalzo. CNH Industrial più 1, dopodiché Campari sempre bella alta, però c'è da dire su Campari che questa resistenza, ora il partito, questa resistenza a quanto pare l'ha sentita. Quindi sappiamo che 7,76, 7,77 per Campari non è uno scherzetto. Diasorin più 1,95, nulla di che direi. Enel, superstar del nostro listino, inizia a sentire problemi con questa divergenza ribassista. Guardate la divergenza. È bella evidente. Scusate quando balbetto perché leggo delle domande che arrivano. Un po' di pazienza, rispondo a tutti. La divergenza è davvero molto evidente e mi sembra che a questo punto stia portando a una fase di prese di beneficio, perché sicuramente è stato un titolo tradato long che potrebbe riportarla a contatto con area 480. Quindi mi sembra tutto normale nella regola. Giuseppe mi chiede se in questo momento storico sarebbe meglio tradare le valute e stare fuori dalle azioni e dagli indici, salvo rarissime eccezioni. Giuseppe, è quello che sto facendo. Io sto facendo moltissimo euro-dollaro in questi giorni e mi sto anche divertendo, anche perché è un mercato che non scappa via da nessuna parte, quindi onestamente copre molti errori. Sull'azionario invece vedo questo Trump che twitta davanti e dietro, mi sento onestamente meno difeso. Quindi sì, ti confermo, sono d'accordo con la tua domanda. Per me è meglio tradare, se proprio si deve fare qualcosa, le valute in questo momento e non altro. Quindi io mi sto divertendo molto in questi giorni con euro-dollaro, lo dico sinceramente, lo sto massacrando avanti e dietro. Chiaramente sono operazioni di breve, non si possono neanche descrivere molte volte perché sono figlie di valutazioni immediate. Oggi ho tradato molto dalla macchina, ad esempio, quindi pensate voi, il che è ben diverso da assumere posizioni di lungo, che sono un po' l'oggetto di queste chiacchierate che facciamo. Detto di Enel, andiamo a dare un'occhiata a Eni SPA, eccola qui, è arrivata, direi, su un supporto davvero strategico, si arriva in divergenza rialzista. Quindi attenzione, perché se il petrolio, come sembra, ha trovato una zona di stabilizzazione, Eni è chiamata a un bel recupero, eh? Peraltro ha fatto falso breakout ieri. A me piacciono molto queste figure di falsi breakout. Vuol dire che il mercato ha provato a spingere, non c'è riuscito ed è rientrato dentro l'area supportiva. Di solito questo genera un movimento potente di inversione, il che vuol dire che potremmo rivedere Eni a breve in area 14,40. Dopodiché se ne riparlerà. Exxon più 2,33 oggi, direi nulla di particolare da dichiarare, almeno io non lo vedo. Ferrari un po' che viene giù, siamo a 85 euro per azione, oramai non trova onestamente un livello. Quando si guardano questi titoli si è portati un po' a dire: ma cosa succede? Ma cosa succede, ragazzi? Succede che questo era venuto su in questa maniera, succede che aveva creato nel venire su il famoso primo punto di contatto, e questo era il secondo. Preciso, preciso, ha fatto il terzo qua, quando l'ha bucato, ha pullbackato due volte ed è venuta giù. Succede che questa è l'apoteosi dell'analisi tecnica. Tutte le altre valutazioni su bilanci e quant'altro, secondo me, onestamente, lasciano il tempo che trovano. Questo è davvero un grafico
esemplare per fare una descrizione del concetto di supporto, resistenza e pullback. Questo è il supporto, questo è il primo punto di contatto, questo è il secondo, ne deriva un terzo punto di contatto centrato, ne deriva che la quarta volta lo rompe, nel rompere ritorna sui suoi passi, ritrova la resistenza, ex supporto e riviene giù, ci riprova ancora una volta e riviene giù secca. Direi che può bastare. Quindi per il momento, salvo che stia chiaramente disegnando divergenze rialziste una dietro l'altra e colpite affondate. Non da oggi però. Fiat Chrysler ha rotto area 13, questo non è un buon segno. C'è da dire se il mercato recupera che sta disegnando divergenza rialzista. Punto e basta. Fineco più 2,43 oggi. Come vedete, sotto supporto dinamico di lungo che io ho tradato più volte, poi ho abbandonato. Sta disegnando però, quindi io sono molto attento su Fineco. Sta disegnando una divergenza pura, quindi se rompe area 9 per me può salire, ma deve prima darmi un po' di forza in più. In generale più 1,60, direi nulla di che. Intesa San Paolo più 1,61, direi anche in questo caso su Intesa da apprezzare la tenuta di area 1,87, nulla di più. Mancano però degli spunti concreti. Queste candele così confusionarie non aiutano certamente nel prendere decisioni di medio-lungo termine. Quindi per ora 1,87 un long, peraltro direi con un potenziale rischio rendimento interessante. Italgas 0,60, nulla di che. Juventus Football Club 0-0 oggi. Tocca analizzare la Juventus, nessuno, chi me l'avrebbe mai detto. Ah, che tristezza. Allora, Juventus Football Club, andiamo a vedere un attimo, facciamo le persone serie, proviamoci. Questo è il supporto dinamico, diciamo che ha un supporto decente in area 1.01-1.02. Questo è quello che riesco a vedere. Ovviamente io mi auguro che crolli, ma non per motivi finanziari, ma semplicemente per una questione di tipo. Quindi si sta chiudendo questo wedge, sopra 1.14 potete comprarla, io non lo farò mai. Sotto 1 potete shortarla, io lo farò volentieri. Leonardo più 1.24, niente di che da dire, ha rotto il supporto dinamico. Mediobanca più 1.82, anche qui trading range, è abbastanza evidente. Moncler, un po' la storia di Ferrari, ha rotto un grande supporto, vedete quando parlo dei pullback. Primo, secondo punto, proiezione, il terzo rotto, pullback e giù. Perfetto, come il mercato pullbacka la vecchia area di supporto che ora fa la resistenza. Davvero bello. Pirelli SPA, Pirelli & Company, scusate, in divergenza rialzista, quindi da tenere d'occhio nei prossimi giorni se il mercato dovesse approfondire questa velleità di accumulazione. Poste Italiane più 2,22, lontana dalla resistenza, ma in ottima tenuta direi. Prysmian più 0,72, niente di che, ricordati meno 2%. Falso breakout, quindi ragioniamo al contrario. Saipem, alla fine, chi mi segue da tempo, quante volte vi ho detto nei giorni passati, aspettate, perché io un test su grande supporto me lo aspetto. Questo ad esempio è potenzialmente un grande long, perché è un falso breakout con recupero di oggi. Se si mantiene, se apre bene nei giorni a venire, potrebbe essere, e il petrolio ovviamente tiene, questo è un bel buy su Saipem, perché c'è questo falso breakout che va a testimoniare, anche se è stato momentaneamente breakato, che questo era un grande supporto che ha attratto i prezzi. Io da quando eravamo qui che dicevo aspettate, fate completare, fate completare, fate completare. In effetti direi che ha completato anche un po' abbondantemente. Meno 1,51 Ferragamo, nulla di che. Snam Rete Gas più 0,55, però come vedete ancora una volta questa è una vecchia divergenza che ce l'avevamo segnata, lasciando perdere i canali e quant'altro, la divergenza, il suo lavoro l'ho fatto. Divergenza e breakout di supporto, non c'è altro da aggiungere. Andrà a cercare probabilmente il supporto successivo, dove si esaurirebbe la logica ribassista innescata dalla divergenza, in zona 3,65. STM più 2,99, sta cercando disperatamente di costruire una base di recupero, ma per ora direi infruttuosamente. Telecom Italia più 0,27, anche in questo caso direi che è un potenziale buy con rischio basso perché è ritornato, guardate la divergenza come l'ha buttata giù, è ritornato a fare il triplo minimo, questo è un triplo minimo della Madonna, quindi anche Telecom va nei radar delle possibili opportunità, non tanto perché io da qui dico che salga, quanto per il fatto che se sale prendo questo e se scende metto lo stop e prendo questo,
in termini di rischio e rendimento, queste sono opportunità secondo me. Dopo Telecom Italia vediamo Tenaris più 2,81, tentativo di breakout rialzista, Terna più 0,47, nulla da dire direi, anche su Terna, oddio no, perché nulla da dire. Divergenza ribassista, pulendo un po' il grafico di altri riferimenti, se ci permettete, eccolo qua, questa è la divergenza ribassista pura e Terna la seconda andando chiaramente a cercare il prossimo supporto. Se vogliamo, l'innesco della divergenza si otteneva tracciando un supporto di questo tipo. Quindi, quando ha mollato Area 5 e 05, ha salutato la compagnia. UBI Banca più 3,26, la mia voce finisce. È atteso un breakout di Area 2,60, UniCredit più 3,11, atteso un breakout di Area 10,50, ma direi nulla di particolare. Graficamente parlando, lo vedete, non è una situazione tecnica interessante. C'è di interessante, forse da dire che ha un precedente minimo, minimo, minimo più in basso, che si sta pericolosamente avvicinando, se preferite, interessantemente avvicinando, nel senso che può essere un doppio minimo. Parliamo di area circa 9,25. Prima direi che non ci sono gli elementi per fare nulla, onestamente, non oggi. Unipol più 4,18, falso breakout e accelerazione, e infine Unipol sai più 3%, zona neutrale dei prezzi. Concludo ritornando un po' sull'indice con un'occhiata veramente di lungo termine, quindi andando addirittura a fare una sorta di analisi long term del nostro indice. Oh, signore, maledetta febbre. Ecco, questa è la situazione tecnica in cui versiamo in questo momento. Questo è un grafico con candele settimanali e come vedete non è che ci sia molto da gioire. L'area 18,4, apparentemente poco significativa, era un'area invece tecnicamente importante a quanto pare. La mia paura è che l'indice nel creare questa strada non ha lasciato grandi riferimenti, cioè è abbastanza evidente che se parliamo di aree dinamiche di prezzo, il nostro indice, se non recupera, è destinato a ritornare a 17.000. Questo sembrano indicare i grafici. Ci tornerà disegnando una grande divergenza rialzista, quindi tecnicamente ci lascerà un'opportunità di un rimbalzo barra recupero forte, però la sensazione, se volete, sgradevole. Sapete che io ho la regola del primo, secondo, proiezione, terzo punto di contatto, ho verificato troppe volte che funziona. Il mio timore è che al di là del pervenuto di breve, il mercato abbia dei target ancora da esplorare, lo vedremo anche su Francoforte, sui principali indici, Piazza Affari compresa. E qui ritorno un po' purtroppo quella fissazione che ho avuto la settimana scorsa su Saipem, e anche qui mi domando, un mercato che fa tutta questa strada e che ha un target obiettivo così importante non lo va a chiudere? Secondo me sì. Cosa vuol dire ha un target e non lo va a chiudere? Vuol dire che se fossi un gestore di fondi di investimento, in questo momento starei alla finestra e direi compro se mi rompe al rialzo la resistenza oppure proverò a comprare qui sotto. Che senso ha onestamente per un'operatività di medio-lungo muoversi in questa zona tecnica? È la terra di nessuno. Non promette nulla di buono. Questa è la mia view, onestamente, su Piazza Affari. Quindi non credo che ci saranno disastri particolari, anche perché, attenzione, veniamo giù da 24, ma credo proprio che un test a 17.000 ci tocchi. E quindi per un posizionamento di medio-lungo termine, quindi non da trader come me, ma da investitori, io non vedo opportunità in questi mercati. In questi mercati non vedo grandi opportunità, onestamente. Ritengo che bisogna avere la pazienza di attenderli. Sì, Milano perde il 16% da inizio anno, però ripeto, in termini di punti il movimento è davvero, davvero impressionante ed è molto continuo. In un primo momento si è innescata la dinamica politica, però poi abbiamo visto di politico c'è stato ben poco perché tutti i mercati sono entrati in correzione. La cosa che mi lascia perplesso è un gol da 1280, è un gol da 1280 che non accenna a correggere, quindi bene rifugio che continua a volare.
e un dollaro che continua a indebolirsi anche oggi contro yen. Quindi, per quanto mi riguarda, su Piazza Affari, onestamente, non vedo per quale motivo non debba completare il ribasso verso area 17. Ovviamente non lo farà in un giorno, non lo farà in una grande sparata, ma secondo me rischia davvero di farlo. Quando lo dovesse fare, io sarò pronto, perché dovrebbe farlo in divergenza rialzista, presumibilmente. E quindi, secondo me, area 17, 6, 19, dipende da quando e se ci arriva, è un'area buy. Prima, onestamente, non capisco perché comprare, se non con un avvio di breve. Spiego ancora meglio: se fossi, come tutti noi lo siamo stati, in banca per comprare un fondo comune di investimento, eccetera, eccetera, non lo farei adesso. Cioè, qui siamo scesi su diverse. Peraltro, Piazza Affari è molto sensibile alle divergenze. Oddio, grazie a Dio, tutti i grafici. Qui ha avuto divergenza long ed è partita forte al rialzo, poi ha fatto divergenza short. Ed è partita forte al ribasso, speriamo ci regali una divergenza long, forse anche più in basso, per comprare bene. Cioè, alla fine dei conti non ci corre dietro nessuno, nessuno ci punta una pistola alla tempia per dire devi comprare adesso Piazza Affari. C'è tempo e modo per fare tutte le cose. Tra le altre cose, e quindi ritorno al parallelismo con Francoforte, se guardate il grafico di Francoforte vi spaventa, a me spaventa molto Francoforte, più di Piazza Affari, perché Francoforte, dopo che ha mollato area 11.100, 11.000, come vedete, ha spazio fino a 9.000, quindi è messa davvero male. Sta sulle ginocchia Francoforte. Dite quello che volete, sarà che poi recupererà quello che vi pare, però nacque da proprio un'analisi di questo tipo. Parlare di rally con mercati che compromettono le dinamiche supportive di lungo mi sembra davvero una follia e purtroppo porta in errore tanti poveracci. Quindi, tecnicamente, per me, questo è un grafico rotto. Questo è il DAX. E salvo fenomeni di pullback, sono portato a pensare, secondo le regole dell'analisi tecnica, che i rimbalzi saranno da vendere, non da comprare. Quindi, per me, si dovrà vendere la forza in futuro. Vado a vedere anche il Dow Jones e ditemi voi se questo è un grafico che non vi mette un po' di timore, se preferite, un po' di paura. Anche in questo caso, l'area supportiva che ha rotto è impressionante e sembra che ci sia ancora spazio verso area 21 e 2, dove c'è il 50% di Fibonacci, ma stiamo parlando di proiezioni numeriche. Graficamente mi sembra che il via tutti sia stato dato qua su a 24.000, certamente non ai 22 o 23 attuali. Poi negli ultimi giorni stiamo facendo scherzi e controscherzi sull'assenza di volumi, ma questo è un altro discorso. Di fatto il mercato era già compromesso e adesso la volatilità chiaramente regna sovrana con l'assenza degli operatori. A conferma di quello che dicevo, ci sono movimenti interessanti anche sulle criptovalute, cioè la mia sensazione è che in una fase in cui probabilmente si cercheranno beni di rifugio, anche le cripto potrebbero diventare interessanti, che è assurdo, sapete come la penso. Però inizio a vedere delle zone di stabilizzazione, ho l'impressione che la gente, allorquando andrà a misurare il rischio di comprare un oro a 1.300, via dicendo, inizierà a guardare prodotti alternativi, beh, potrebbe guardare anche questa storiella qua. Quindi, peraltro, ecco la divergenza rialzista sul Bitcoin, e credo che questa divergenza stia lavorando molto bene. La mia sensazione è che siano avviate verso una fase di recupero che potrebbe addirittura riportarlo verso area 6.000. Non ci ho mai investito, non lo farò mai, vi sconsiglio di farlo. Però guardo il Bitcoin in questo momento come uno strumento alternativo del rischio. Cioè, oggi mi domando se sia più rischioso stare dentro a un grande indice azionario o su un Bitcoin a questi prezzi. Se questo parallelismo chiaramente non aveva senso quando il Bitcoin era a 19.000, a questi prezzi di qui, insomma, è un discorso che si può anche valutare. Non avallare, lo ripeto, non ci credo, non ci crederò. E ho fatto bene a quanto pare, però non posso negare che, tecnicamente parlando, ancora una volta, non è la prima volta, ma le divergenze sulle cripto funzionano e in questo momento mi sembra che stia tentando di sfogare bene al rialzo, cosa che auguro perché so che molti di voi sono rimasti incastrati al ribasso, al rialzo, quindi vedete le divergenze come vanno, cioè vanno davvero bene. Quindi penso possa funzionare anche questa. Tutto qua, niente di particolare. Ripeto e ribadisco, non voglio
Questa fu la famosa chiamata che mi portò tante inimicizie, la grande divergenza di bassista qui in alto sul Bitcoin. Parliamo dell'anno scorso, gente scrisse che sarebbe arrivata a 1 milione entro Natale, io dissi vabbè, buonanotte. E vabbè, mi sembra che la divergenza abbia funzionato. A parte il Bitcoin, a questo punto darei un'occhiata, direi doverosa. Scusatemi un attimo. La family è tornata, sentite, sono qua. Quindi vi dicevo, a parte il concetto del Bitcoin, che voleva essere una veloce panoramica, andiamo adesso a vedere il profilo Intermarket con quel po' di voce che è rimasto. Eccolo qua, partiamo come sempre dall'euro-dollaro. Innanzitutto notiamo comunque coerenza, cioè sono tutti grafici sul daily. Perché dico che c'è coerenza intermarket? Guardate qua, l'euro-dollaro chiaramente sale dai minimi, il dollaro-yen scende dai minimi, dai massimi, scusate. Il dollaro-yen va di pari passo il dollaro con l'azionario, infatti il DAX e lo Standard & Poor's sono scesi e quando l'azionario scende i beni di rifugio salgono, infatti il gold è salito. L'ultimo grafico è il petrolio, che non c'entra un cavolo, su cui faremo un'analisi a parte. Però mi sembra che la coerenza fra proiezioni rialziste, quindi asset con correlazione positiva e asset con correlazione negativa, sia direi tutt'altro che opinabile. Tecnicamente parlando, sull'euro-dollaro è trading range a morire, divertentissimo. Io sto facendo contrarian da 3 giorni, ogni volta che tira sulla testa ne vendo un po' e li ricompro con qualche pips, niente di particolare. Come vedete, questo è il grafico H4 adesso. Non ho figure da segnalare, non ho neanche divergenze. Le ultime belle divergenze che il nostro expert ha beccato sono state queste, dopodiché ho tentativi, ma nessuna che si concretizza. Quindi per il momento questo per me è un grande trading range. Dopo l'euro-dollaro darei un'occhiata al DAX, scusatemi, al dollaro-yen. La dinamica più evidente è l'eventuale Watson e la rottura di questo grande supporto. Quindi qui la vendita di dollari è diventata un fatto e non un'opinione. E tecnicamente parlando, credo che non essendoci livelli grafici interessanti, ci tocca andare a usare Fibonacci, che dice che dollaro yen può ancora continuare verso l'area 109,50. Se scalo in H4, anche in questo caso segnalo doverosamente che secondo me qualche divergenza, eccole qua, c'è, e le ultime hanno lavorato bene, sono tutte divergenze rialziste, indicate dall'expert, una di buon respiro, un'altra neutrale, una terza abbastanza buona. Giuseppe dice che le ha sull'euro-dollaro, le ha fatto un paio di trade interessanti, mica solo due, è una bomba davvero. Ne parlerò sempre più spesso perché mostrerò come le ha sulla PDT va usato anche alla bisogno, cioè vedo una divergenza sul dollaro-yen e la meccanizzo con le ha. Non necessariamente in H24. Io lo sto usando così e mi sto davvero divertendo. Lui mi caccia le divergenze e io gliele faccio operare. Questo invece è il DAX di Francoforte che abbiamo già visto in uno spaccato, diciamo così, di medio-lungo. Segnalo la divergenza che esiste in formazione sul daily. Se scalo in H4, eccolo qua, la divergenza è stata segnalata ieri dal nostro expert advisor. Quindi per me il DAX può rimbalzare. Ho scelto poi lo Standard & Poor's per i motivi che vi farò vedere, ma credo che il mercato possa e debba rimbalzare. Perché ho scelto lo Standard & Poor's e vi ho inviato la segnalazione qualche giorno fa? Il giornaliero non dice nulla di particolare, però in H4 noterete dal grafico che vi tiro adesso che l'altro giorno ha fatto un giochino interessante. Ha fatto, i mercati poi non è che facciano molte chiamate in questo senso. Ecco, ha fatto questa logica di pullback. Quindi io sono riuscito a lavorare lo Standard & Poor's già 2 volte. Nonostante sia molto ribassista, è chiaro che non posso ignorare i segnali di breve positivi. Io ho fatto una prima tradata sulla divergenza, secca, la logica di pervenuto, e poi ieri ho dato di nuovo un altro long qui sul pullback. Breakout, pullback, siamo riandati long. Per me queste sono le operazioni in cui poi mi viene da scrivere timing is all. Non si può rimanere in posizione per un mese contro il mercato e dire poi ci darà ragione. Nel frattempo bruciare soldi ed energie psicologiche. Il timing è tutto, si può essere rialzisti e ribassisti, nessun problema, però bisogna rispettare un trading plan preciso.
Cioè, se vado long, devo dire anche perché e dove mi stoppo, perché io sfido chiunque a dire che questo grafico chiamava un long. Questo è un grafico iperribassista. Posso capire, lo faccio anche io molto spesso, che una persona voglia divertirsi a giocare all'aria anche con le piccole reazioni, un po' il vizio atavico di noi trader. Però la vera ciccia stava al ribasso, non al rialzo. La voce è al termine. Questo è il gold. Non ricordo da quanto tempo parlavamo di questa rottura rialzista, di un'inversione di gold nel lungo. Beh, habemus papam, nel senso che non ne parliamo più. Adesso lo vedete anche voi, come lo vedevo anche io prima. Punteremo a 61,8, area 1285. Anche in questo caso, evidentemente. Grazie Paolo, grazie Paolo. Paolo dice: bellissime le due operazioni, fine anno col botto. Siamo stati abbastanza bravi, non ci possiamo lamentare, siamo tutti contenti. Ma più che altro perché non abbiamo avuto l'insistenza di lavorare contro il mercato. L'abbiamo fatto sfogare, ne abbiamo fatto fare quello che voleva, ci siamo concentrati sui grafici. E questa è stata la chiave di lettura importante, non solo i guadagni che fanno chiaramente sempre piacere. Quanto riguarda il gold, per me è long, soffre per comprato di breve, ma questa non è la rottura di un grafico in cui una normale inversione, questa è un'inversione di lungo. Qui il bene rifugio è sotto attacco di acquisto. E quindi se il bene rifugio sale, l'azionario non è che possa volare. Infine il petrolio, che sta sorprendendo tutti, decisamente. È inutile raccontarsela, nessuno se l'aspettava così debole. Come vedete, io l'altro giorno ci ho già querelato un po', sempre a livello chiaramente privato, perché è troppo rischioso, perché c'è divergenza di rialzista in formazione, anche l'indicatore la dà, il problema del petrolio, la volatilità, trovare la giusta size e quant'altro. Però sta cercando di trovare una base di consolidamento, che sia questa zona 43, non lo so, non mi sembra particolarmente importante, però di fatto è evidente che gli spazi per il ribasso sono sempre più pericolosi. Quindi se dovessi avere una proiezione operativa, proverei a tradare il long, non short. Con questo è davvero tutto. Vi chiedo scusa se interrompo, ma come vedete non ho più voce. Vi auguro un grandioso fine anno. Spero che vi godiate i mercati come siete goduti il gruppo Trading Plan in questo periodo. Spero che state facendo esercitazioni col PGTA, perché chiaramente ritorneremo subito sul pezzo a brevissimo. Spero che vogliate valutare anche il mio partner, Purple Trading, per eventualmente valutare le loro condizioni e aprire, perché non conto con loro. Grazie ancora a tutti, buon 2018 in chiusura e straordinario 2019 in apertura per tutti, con tante cose che stanno arrivando. Ciao ancora.